Bonjour de Naples fantastique, italien facile. Aujourd'hui, je vais vous parler de la ville lumière, Lyon, Lyon en italien. Écoutez le texte en langue italienne pendant que les photos de Lyon vont défiler. Vous pourrez également suivre le texte. Juste après le jingle, nous commençons. Lione, la città lumière, 8 dicembre 2020. Ogni anno, l'8 dicembre, Lyon, la capitale francese della gastronomia, diventa la città lumière, la città luce. Ma sapete per quale motivo? Nel Rinascimento, esattamente nel 1643, un'epidemia di peste devasta la città di Lione. I notabili lionesi salgono a Fourvière collina Che con quella della Croix-Rousse domina Lione, implorando la Vergine di risparmiarli. Questo viene chiamato il voto degli assessori. Salvati dalla peste, decidono di ringraziare la Vergine Maria ogni anno l'8 settembre. Le autorità della città ordinano allo scultore Fabiche una statua in bronzo dorato di Maria per il campanile della chiesa di Fourvière la cui inaugurazione era prevista per l'8 settembre 1852. Purtroppo delle trombe d'acqua provocano la piena della sauna e l'inondazione del laboratorio dello scultore. La data della cerimonia è rinviata all'8 dicembre. L'8 dicembre scoppiano dei temporali. I notabili e i religiosi annullano la processione e le fiacole. Fortunatamente il tempo migliora alla fine della giornata e i lionesi pongono spontaneamente delle luci sul davanzale delle loro finestre, illuminano la città e danno vita a questa bellissima festa. Nel 1870 i prussiani marciano su Lione. I lionesi invocano nuovamente la Vergine Maria e il vescovo si impegna a costruire una basilica sulla collina se la città sarà risparmiata. La promessa è stata mantenuta e così possiamo ammirare la basilica di Fourvière che domina la città di Lione. Dal 1989, l'8 dicembre, i monumenti e i siti principali di Lione sono illuminati da magnifici giochi di luci. Dal 1999 la festa delle luci si svolge su quattro giorni e accoglie milioni di visitatori. Quest'anno la festa non ha luogo, ma i lionesi continuano la tradizione e metteranno delle luci sui loro balconi. Anche se abitiamo a Napoli, ogni anno illuminiamo il nostro balcone. Ovunque siate quest'anno, Naples Fantastique vi invita a illuminare il vostro balcone l'8 dicembre sera. Sarebbe ora che il mondo si unisse e chiedesse a Maria di porre fine all'attuale pandemia. Se non avete i lumignon, questi lumini, potete semplicemente prendere dei bicchieri abbastanza doppi oppure dei vasetti da yogurt di vetro. Li dipingete, mettete una candela dentro e la sera dell'8 dicembre li potete porre sui vostri balconi o sui davanzali delle case. Conoscevate questa tradizione lionese? Potete, se lo volete, aggiungere qualche commento. Se volete iscrivetevi al mio canale YouTube Naples Fantastic senza dimenticare di attivare la notifica. Est che vous questa cette tradition? Vous pouvez me le dire éventuellement dans les commentaires. Ce texte n'était pas trop compliqué, pas trop difficile, mais si vous voulez, vous pouvez le réécouter une nouvelle fois. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Je vous rappelle également que sur mon site naplefantastique.com, vous trouvez des leçons d'italien, vous trouvez également des vidéos concernant le tourisme, des recettes de cuisine, des quiz et encore beaucoup d'autres choses. Parlez-en avec vos amis autour de vous. Passez un très bon 8 décembre. Et partagez, si vous le voulez, cette vidéo sans modération. Grazie et à la prochaine.